Buongiorno. Ragazzi, oggi parleremo di Peppino Impastato. Prof, ma chi è Peppino Impastato? Italiano, ah, che pace canno, ca comanno io, tu non conti più, ti metta a mense vai, attento a che è che fai. E la canzone è nata così, per caso, stavo facendo un riff con la chitarra, strimpellavo, e sai, una frase tira l'altra e ad un tratto mi sono ritrovato alle prime strofe ad avere tutta l'immagine della storia e arrivato a un certo punto ho cominciato a rivedere tutta la storia di Peppino Impastato e sono andato di getto e poi è nato, diciamo, è stata tutta una conseguenza perché poi ho registrato il brano così al telefonino, l'ho fatto sentire agli amici, ho visto che provocava forti emozioni, allora a quel punto ho deciso di registrarlo. E ho deciso di registrarlo con i musicisti, così dal vivo in acustico, con l'ausilio del violino di Alessandra Dimitrova, le batterie e le percussioni di Alessio Carastro e il basso di Giampiero Cannavo. Non ci sono aggiunte, abbiamo registrato così tutto di getto. Ed è venuto secondo me un ottimo risultato, per la prima volta sono veramente felice di come è stato registrato questo brano. Cento passi di strada, cento passi da casa, cento passi curati. L'ho fatto ascoltare all'associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato. Il brano ha avuto un ottimo riscontro anche con loro. Quando Giovanni Impastato è venuto a Catania alla Mondadori di Piazza Roma a presentare il libro Oltre 100 passi, sono stato invitato a cantare la canzone lì sul momento, così chitarra e voce. Lo staff di Giovanni mi ha invitato il 9 maggio a cantare la canzone al Casolare di Cinisi in occasione della commemorazione del 40° alla morte di Peppino Impastato. È stato un momento molto emozionante, toccante, irripetibile, un'esperienza unica che porterò sempre nel mio cuore. I carabinieri, pincia pignata, ci sono tutti pari. In un secondo momento poi ho deciso di fare un videoclip col supporto del regista Francesco Lobianco. Abbiamo deciso un po' su larghe linee di capire quale fosse il miglior modo per supportare il brano. Abbiamo coinvolto Daniele Perrone, che in questo momento sta facendo la mafia, uccide solo d'estate. Abbiamo chiamato l'attrice Simona Scuderi e tanti altri personaggi che mi hanno aiutato, ma tantissimi anche amici, tutto il mio staff che mi ha supportato in questo progetto. Cento passi da casa, cento passi coraggio, una radio caparra non si ferma più.
come un ciano che passa, e tacchiana di sopra, na bumma che scicano cori a namacci. Tutta